Ebbene sì. Allora, eccoci qua, all'ultima fase di lavoro su questo delirio di camper. Allora, tanto per fare un po' un attimo un riassunto, praticamente siamo arrivati alla conclusione, cioè ora dobbiamo montare pannello solare, cambiare questo blow e mettere il turbo vent al centro del coso. Questo è il lavoro che devo finire. Dopodiché speriamo che se lo venga a prendere e che se lo porti via. Allora, questo è il l'oblò che è sulla dinette, sulla mansarda che dobbiamo cambiare. Questo è quello sulla dinette. Qui faremo un impianto elettrico sfruttando la corrente che abbiamo su questa plafoniera qua, quindi faremo passare il cavo d'alimentazione per il turbo vent. Bene, a questo punto comincio a l'installazione del pannello solare. Per prima cosa devo tagliare la parte di sotto del portapacchi, perché il tetto è fatto in una maniera che con le misure di questo pannello solare, che è un pannello da 100 watt, non ho la possibilità di fissarlo per bene. Quindi mi tocca tagliare un tubolare del portapacchi, quello dalla parte di sotto. Ecco lì, mi sono creato lo spazio per poter appoggiare il pannello adesso. Adesso faccio il foro in corrispondenza del pannello di controllo, in maniera che poi farò passare i cavi del pannello. Poi andrò a bucare di sopra. Vediamo se ce l'ho fatta. Ecco lì, dopo aver marcato il punto dove devo forare, vado a cercare col dito il rigonfiamento che ho marcato prima e vado a forare in corrispondenza del vano dove ci sono tutti i fili della centralina. Adesso vado a pulire la parte dove andrò a incollare il pannello. Ecco lì, dopo aver messo il SikaFlex sulle zanche del pannello, adesso vado ad appoggiarlo nel punto dove avevo pulito il tetto. E niente, a questo punto qua, per sicurezza, metto delle viti che chiaramente saranno isolate con il SikaFlex in maniera che siano impermeabili. Bene, adesso
devo praticamente passare il cavo che dal pannello deve arrivare all'interno del camper, quindi con un passacavo passo il cavo dentro una guaina, poi dentro questo passacavo qua, che a sua volta andrò a fissare con il Sikaflex nel punto dove ho forato per passare il cavo. Come vedete, adesso passo il cavo all'interno del camper e alla base del passacavo metto del Sikaflex in maniera da sigillare il tutto. Ecco qua, il pannello è fissato e i cavi sono passati all'interno. Adesso non mi resta che fare i collegamenti, cioè collegare il pannello solare con il regolatore e a sua volta collegare il regolatore alle batterie. I fili delle batterie sono all'interno del pannello, quindi una volta fatto il tutto abbiamo un responso, eccolo qua, un responso, funziona tutto.